Chiara Francini, buonasera e ben arrivata. Grazie, buonasera. Che belva si sente? Io? Ma mi sento una belva molto vicina, più vicina a una miscia, diciamo. Un gatto? Una gatta. Perché? Ma mi sento più che altro non una gatta morta, ma una gatta viva. Fortuna. Lei ha detto ci sarà sempre qualcuna più bella di me, ma nessuna sarà più Chiara Francini di me. Sì. E che cosa c'è di speciale in Chiara Francini? Beh, c'è di speciale quello che c'è in Francesca Fagnani. Ci credo profondamente nel fatto che io non sarò mai la più bella di tutte, non sarò mai la più brava di tutte, ma non esisterà mai al mondo nessuna più Chiara Francini di me. Infatti lei ha detto, so bene che al mondo ci saranno sempre milioni di ragazze più belle di me. Meglio puntare sulle doti che so di avere. E quali sono le sue doti? Bah, sicuramente la simpatia, sicuramente il fatto di essere profondamente appassionata della vita e quindi credo che il motivo per cui si viene al mondo sia quello di essere felici e mi piace questa corsa che faccio nella vita per agguantarla, questa felicità. E il difetto? Il difetto ce ne sono tanti. Me ne dica uno, Sono molto testarda, a volte sì, testarda lo dicono tutti, ma sì, testarda poi guarda, alla fine... Guarda, dicono tutti testarda, paziente, invece un difetto vero? Difetto sgradevole ce l'avrà. Certo. Però non le viene. No, sì, mi verrebbe, sono una rompi zebedei.